Ormai le telecamere di sicurezza sono quasi d'obbligo, soprattutto se vivi negli Stati Uniti, visto che è popolata da personaggi alquanto singolari. In alcuni casi queste telecamere hanno ripreso solo degli strani comportamenti, che arrivano ad essere anche esilaranti per quanto bizzarri, mentre in altre occasioni ci mostrano dei veri e propri crimini e sono utili spesso ad identificare chi li compie. Quindi se sei pronto, iniziamo! In questo video di sorveglianza possiamo vedere un uomo che versa della benzina lungo il perimetro di questa casa per poi appiccare un incendio. In quel momento all'interno della casa c'era una famiglia con dei bambini piccoli e fortunatamente sono usciti tutti sani e salvi, anche se la casa è andata distrutta. I proprietari si erano trasferiti in quel quartiere da qualche settimana e non avevano nemici. Quindi si tratta di un gesto privo di qualsivoglia senso. Probabilmente l'uomo che ha commesso questo crimine doveva essere un piromane che aveva scelto la loro casa a caso e quindi, certamente dopo aver appiccato l'incendio, si è goduto lo spettacolo della casa in fiamme. In questo filmato, girato a Dallas, in Texas, questi due uomini stanno cercando di introdursi in questa casa perché sicuri che il proprietario sia al lavoro. Inizialmente non si rendono conto che la telecamera li ha ripresi ed ha inviato una notifica al proprietario di casa. Poi però uno dei due nota la telecamera e così decidono di andar via. Poi però ci ripensano e qualche minuto dopo ritornano. Questa volta sembrano decisi ad entrare in casa con la forza. Cercano di abbattere la porta a calci e la donna li avverte di aver chiamato già la polizia. A quel punto si allontanano nuovamente. Grazie al filmato, i due ladri indecisi sono stati identificati ed arrestati dalla polizia. Immagina di svegliarti nel cuore della notte perché la tua telecamera ha rilevato dei movimenti nel portico di casa. E quando poi vai a ricontrollare il filmato, inizialmente sembra non esserci nulla di strano. Ma poi, facendo più attenzione, noti questo strano volto dietro ai vasi. Sembra infatti che qualcuno o qualcosa rimanga in piedi a pochi metri dalla porta. Un vero e proprio stalker che mantiene lo sguardo fisso sulla porta senza sbattere le palpebre. E tu? Avresti avuto il coraggio di uscire per controllare la situazione? O saresti tornato a letto, riuscendo anche a prendere sonno? In questa clip vediamo un uomo armato che con tutta calma si avvicina alla porta d'ingresso di questa casa. Come se nulla fosse, prova a forzare la serratura, ma sfortunatamente non ci riesce. Allertato dal rumore, allora il proprietario di casa cerca di spaventare l'uomo, dicendogli che stava per chiamare la polizia. Hey, who is that? Oh, I just got the wrong app. Oh shit, man. I'm calling the cops, dude. I got the wrong cop. Questa situazione è estremamente pericolosa, visto che quell'uomo va in giro con un fucile d'assalto. Ma è allo stesso tempo molto divertente. Notiamo infatti la sua reazione quando il proprietario gli dice che chiamerà la polizia ed il ladro va via con tutta calma, dicendo semplicemente: mi sono sbagliato. È talmente paradossale da sembrare una scena uscita dal videogioco GTA. Questa clip è davvero spaventosa e non può essere mostrata per intero su YouTube. Come vedi, una donna corre verso una casa e suona il campanello in cerca di aiuto, ma dopo qualche secondo viene raggiunta da un uomo che l'afferra per i capelli e la trascina via, urlandogli contro e dicendole che l'avrebbe uccisa. Grazie al filmato, l'uomo è stato identificato. Si tratta di Robert Mendes e quella era la sua fidanzata, la quale è stata liberata dalla sua prigionia qualche giorno dopo. Robert venne arrestato ed accusato di rapimento e tentato omicidio. La telecamera di sorveglianza infatti è stata fondamentale per la risoluzione di questo caso. Erano le 3:30 del mattino, quando questa donna venne immortalata da una telecamera del videocitofono. Dall'aspetto trasandato e dal fatto che porti con sé un carrello della spesa, si direbbe si tratti del classico senza tetto che si vede solitamente nei film americani. Probabilmente era in cerca di qualche oggetto da rubare, anche se si comporta in modo davvero inquietante. Da un'occhiata.
Non si capisce per quale motivo si avvicini alla telecamera. Arriva addirittura a toccarla con l'occhio. Probabilmente pensava di poter spiare all'interno dell'abitazione. Tu, come avresti reagito se un individuo del genere si fosse presentato a casa tua? Questo video dura appena qualche secondo, ma ci mostra come sia semplice per un malintenzionato fare irruzione in casa tua. Anche se gli americani hanno da poco imparato a chiudere le porte a chiave, ma diciamo che questo serve comunque a ben poco, perché in rari casi sono porte blindate e possono resistere a stento a qualche calcio. Inoltre, il ladro qui presente è piuttosto sfrontato. Decide infatti di abbattere la porta d'ingresso, che come vedi affaccia sulla strada, quindi non gli importa di poter essere visto dai vicini. Come si nota dal filmato, in quel momento c'era qualcuno in casa. E tu, come avresti reagito in una situazione del genere? Questo video è davvero scioccante. È notte fonda e vediamo una donna che trascina con sé un bambino fino alla porta d'ingresso di una casa. La donna appare piuttosto agitata ed inizia a suonare al campanello e a bussare alla porta. Poi avviene l'impensabile. La donna scappa via a gambe levate, lasciando il bambino solo come un cane. In pratica, lo ha abbandonato lì. Il proprietario di casa, svegliato dal trambusto, apre la porta e fa entrare il bimbo. Dopodiché chiama la polizia. Gli agenti identificano rapidamente la donna e così si scopre che quella che appare nel video è la zia del piccolo, che su commissione della madre avrebbe abbandonato lì il bambino pensando che quella fosse la casa del padre. Ma così non era. In pratica, per errore, avrebbe lasciato un bambino di 2 o 3 anni davanti alla porta di un perfetto sconosciuto a notte fonda. Fortunatamente l'uomo che ha aperto la porta era una brava persona, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto accadere al piccolo. E tu invece, come avresti reagito? Ovviamente in questa raccolta non poteva mancare questo grosso individuo travestito da clown, per nulla inquietante. Mentre sale le scale, appare sempre più evidente che sta trascinando qualcosa con sé. Sembra un grosso sacco macchiato di sangue. Ad un certo punto lo lancia sul portico ed inizia a sbirciare attraverso le finestre, come se stesse cercando la sua prossima vittima. Quando si accorge della telecamera, non è per nulla spaventato, e invece di andar via inizia a sorridere. Poi butta un altro sguardo all'interno della casa, che in quel momento era vuota, e va via. Che si tratti solo di uno scherzo, è un vero psicopatico assassino. Cosa non troppo inverosimile, visto che ci troviamo negli Stati Uniti. Il filmato rimane davvero spaventoso, e chissà cosa avrà pensato il proprietario di casa riguardando questa clip. In questo filmato ci viene mostrata una pratica molto comune in America, ovvero rubare i pacchi che vengono lasciati sulle verande. In questo caso una donna corpulenta scende da una macchina e rapidamente afferra i vari pacchi depositati vicino alla porta d'ingresso. Possiamo però dire che il karma si abbatte istantaneamente su di lei, che scivola e nella caduta si rompe la caviglia. Dolorante ed incapace di rimettersi in piedi, chiede aiuto al suo fidanzato e complice, che prontamente arriva in suo soccorso. Ora pensa se oltre alla caviglia rotta la donna venisse anche arrestata. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Una telecamera di sicurezza inquadra questo individuo per nulla sospetto, si fa per dire, mentre in modo molesto cerca di coprirsi il volto, prima usando il berretto e poi portandosi una mano al volto. Ma è tutto inutile, in quanto la telecamera ha già ripreso bene la sua faccia. Fa anche finta di suonare al campanello. Dico che fa finta perché lì non c'è nessun campanello, e quando si rende conto di essere stato filmato e di conseguenza può venire identificato, il ladro decide di strappare la telecamera di sorveglianza e gettarla a terra. Ma non sapeva che c'era un'altra telecamera di sicurezza che lo inquadra mentre si allontana con della rifurtiva sotto il braccio. L'uomo, che come abbiamo visto ha tentato maldestramente di nascondere il suo viso, alla fine è stato identificato e arrestato il giorno seguente. Questa clip risale al maggio del 2022.
Era notte fonda e questo strano individuo, con passo deciso, attraversò il portico di casa. Suonò al campanello. Si può notare inoltre che non era da solo. Infatti alle sue spalle appare un altro uomo che rimane ad una certa distanza. Il proprietario, utilizzando l'altoparlante della telecamera, inizia a dialogare con l'uomo per provare a capire per quale motivo avesse suonato alla sua porta. Ma sembra che l'uomo abbia qualche difficoltà ad esprimersi. Hello. I want to commit to a marriage. How can I help you? Hi, Hello? I want cash, che? Hey. Hello? Hey. Chi? Lo sconosciuto barbuto dice di avere un assegno per la moglie. How can I help you? Can you hear me? I got it. Give me that check. Hey, yo. Si tratta ovviamente di una truffa. Probabilmente i due uomini speravano che la donna aprisse la porta per introdursi di forza nella casa. Ma in tutta onestà, chi crederebbe o aprirebbe mai la porta a due individui del genere? Ebbene amico, questi erano solo alcuni dei filmati più sconvolgenti registrati da una telecamera di sorveglianza. Quale di quelli che ti ho mostrato oggi ti ha colpito di più? Fammelo sapere con un commento. Inoltre non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale se vuoi che questa serie continui. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!